porta un'altra bottiglia, no? È finito! Un vino non ci sta più! Ecco! Portami la cedola, allora! Se usa entro sta casa, lo sai? Caroli, strido l'ammatore, ma fammi vedere che cosa di rosso! E per forza proprio li chiamano traganna! Che c'è state male a bere un goccetto? Scusa, lo dici sempre pure te. Meglio faccia roscia che trippa muscia. Sì, va bene, ma mo se ne devi andare, dai, su, certo. Forza. Se sanno che te faccio entrare per mangiare, me licenziano. E tu fammi entrare per bere, no? Così non rischi niente. Non si sa. Te preparo pranzo? Dai, non c'ho fame. Te ripasso in padella avanti ieri sera, Caroli, se si chiamano avanzi ci sarà un motivo, no? Un motivo? Sì. Lo vedi questo? Sì, è un uomo d'Adamo. No, a furia di mangiare patate è diventato un gnocco di marziano. Ci hanno messo quel tempo per arrivare, eh? Beh, ci avessi solo a te. Adesso c'è pure un'epidemia di influenza che te senti. Io, Ari, io c'ho un torcibutello con uno stimolo che non ho so... Ho capito. No, te dicevo... Che io c'ho un torcibutello. Ho capito! Ma come, io non ti ho detto niente? Ma io sono medico e ho capito! Due parole ti sono bastate per inquadrare il problema. Allora, sentiamo, qual è un rimedio? Dai. Dunque, torcibutello. Sì. Uno stimolo che non si resiste. Sì, esatto, allora... Un pannolone. Allora, ce lo sai che io ho detto sta casa non te ce voglio vedere, no? Non basta tua sorella, ci manchi anche tu. Che saresti venuto a fare? Niente, cavoliere, te lo giuro, sono venuto solo per i pasticci! Te l'ha dato un medico? No, un farmacista! Sì, vabbè, un farmacista! No, cavoliere, dai i pasticci! Finalmente da oggi la patata non mi sfinirà più! Ah. In che senso? Incomincio una vita nuova senza patata! Ah. Ma perché? Ma che non ti piace la parata, cavaliere? Oh, a me mi fa schifo. Ma se ti fa schifo, un poco ci fai con l'acconnime. Infatti c'è poco l'acconnime. Gira, sempre patata, eh. Ma non mi ha detto niente. Ma una, cento, mille volte farebbe venire nausea pure a te. No, anche nausea, sì. Vabbè, a me la parola mi piace. Se vede che non hai mangiato quanto l'ho mangiata io. Questa non lo so, ma comunque pure io mi sono dato da fare, cavaliere. Sì, però tu capisci che a colazione, a pranzo, a cena... A cena, c'è pure a me non la mangerebbe io. Come faccio? Un po' ci stanno tanto. Questo è vero, eh? Questo me la danno per forza. Ammazza che culo! A me non me la danno banco se prego in arabo. Qualche domanda e abbiamo finito. Dimmi pure. Io intanto compilo. Signor Antonio Quattrocchi, nato a... A casa. Come a casa? Com'è, a tempo mio se parto io a casa? No, nato a, voglio sapere il posto. Ah, Vicolo di Avide. Oh, un nome e un destino. Ma che è Vicolo di Avide? È un posto dove sono nato. No, signor Quattrocchi, capiamoci per favore, se no non ne veniamo a capo, è vero. Nato a, voglio sapere la città. Spiegate allora, no? Tu di parla italiano, tu dimmi, nato do? Che città è nato? A Narni. Narni. Nel? Mo capiamo, signore, che vuol dire nel? Nato a Narni nel? Salotto di casa. Nel significa quando? Quattrocchi, quando io... Le chiedo nato nel, è come se le chiedessi quando è nato. Sono nato quando era tutto pronto. Ma che risposta sarebbe quando era tutto pronto? Quando erano pronte le fasce, l'acqua calda, le quadrici. Non è possibile una cosa così.
non mi era capitata mai. Tu pensa che mentre stavo per nascere dice che mia madre è pure svenuta. Fatto sta che portarono là un pochettino d'aceto, appena che l'hanno usato sono scappato fuori a schizzo come un tappo da spumante. Ero lì a sventolare i pensieri miei, sereno e disteso. Ma c'è sempre un frustrato, una nullità, l'evaso. Ho sbagliato a fidarmi, che ingenuità, troppo buono. Avevo una parola per tutto, non considerando che i matti ci sono. Livore misto a gelosia, mamma mia, non sei al sicuro mai. E più ti spendi e più ti dai e più l'invidia tu scatenerai. Conviene starsene a guardare, vegetare, non rischiare più. Se non ti sveglierai, tu finirai lassù. C'è sempre